direttore di Anfos, Luminare, sui rifiuti informatici, ha firmato anche la guida sui formaggi anni fa. Insomma, voglio dire, al mondo, voglio dire, conoscitori di formaggi, non è che di lui ce ne stanno, voglio dire, potrebbe. Non lo so, allora ci hanno onorato della sua presenza qui, anche se viene sempre corrente scappato, però c'è sempre, quando lo chiamo sono veramente contento che risponde sempre, per quanto è pieno di impegni, di cose da fare. Però appunto abbiamo qui, è arrivato, e probabilmente mi mette fretta, perché deve scappare. No, sono dei formaggi, adesso senza fare molta, come dire, filosofia, ma in sostanza. Il formaggio, così come qualsiasi altro prodotto, una camicia, la qualità dipende dalla materia prima e dalla tartaglia. Quindi nel vino come nel formaggio la qualità dipende dalla materia prima e dalla tecnica. Non è? Purtroppo siamo abituati a, ci hanno finora insegnato che praticamente si fanno solo di tecnica. L'industria, se vedete, qualsiasi formaggio, bottiglia di latte, tutto aggiunto, tolto di grasso, tolto di vitamine, soprattutto nel caseificio o nelle cose, non si parla mai di degustazione. Secondo me la prima cosa a cui ci dobbiamo abituare è quello di separare la tecnica dalla materia prima, dal latte. E proviamo a vedere se ci azzecchiamo, soltanto, se riusciamo noi nella degustazione a separare la materia prima. Che cosa andiamo a cercare? Cioè, perché dovremmo trovare delle differenze? Cioè, da che dipendono le differenze? Qua oggi abbiamo un po' la fortuna di avere due allevamenti che sono anche abbastanza vicini fra di loro, però uno già gli animali alla stalla e uno già gli animali al pascolo. Quindi sono gli stessi formaggi più o meno, certo faccio un po' di vino, ma insomma. Quindi sono questi due sistemi, sono agli antipodi, cioè proprio, quindi dovremmo, le differenze dovremmo percepirle. Da premettere che io non ho assaggiato niente, non so nemmeno quali sono, per cui proviamo a vedere insieme se capiamo qual è di cosa stiamo parlando in sostanza. Quindi iniziamo con le due ricotte. Con le due ricotte, una insomma, è di un sapore più intenso, quindi quando lo mettiamo in bocca deve essere più lungo, nel vino dicono la persistenza deve essere più lunga. Potete dire qual è al pascolo e qual è la stella? Pascolo e la forchetta. A destra. Il pascolo e la forchetta. Io dico, io cielo. Aspetta, non lo dico, no, tanto infatti non sappiamo molto. Dove l'hai presa la frutta? Evidentemente il vitaminato, che poi non è più antiossidante, perché la vitamina A, lo sanno tutti, insomma, altre funzioni. Quindi nel latte e nei formaggi di capra non c'è beta-carotene, c'è vitamina A in più, chiaro. E così nella bufala, ecco perché i formaggi di bufala sono sempre belli bianchi. Mentre la pecora non c'è beta carotene, però ci sono le xantofille, ci sono gli altri carotenoidi, quindi non è mai giallo il formaggio di pecora, però comunque sono colori che variano, ma è sempre colorato, e quando il formaggio di pecora è bianco c'è qualche problema. Il pecorino romano è bianco per eccesso di sale, per dire, quindi il sale sottrae. Insomma, sono questioni tecniche, se no anche il formaggio di pecora dovrebbe essere colorato. Quindi in qualche modo qui le capre stanno quasi sempre al pascolo, per cui, come dire, il colore questa volta non è sinonimo, indicatore di pascolo, sono quasi sempre al pascolo e dovremmo sentire le note aromatiche del pascolo. Allora, respirar
naso, se avete lasciato un po' di fresa, poi magari passate poi col naso questi quattro vini, no? Che in qualche modo comunicano già al naso quattro diversi caratteri, e per chi è appassionato di vini, o molto appassionato, questo può essere un dato scontato. Per chi è curioso e si avvicina al vino, è un qualcosa che dovrebbe interessare, capire. Io parto sempre dalla frase più banale. Il primo passaggio che si fa quando ci avviciniamo a tavola, siamo con gli amici, o bisogna avere il piacere di consigliare il piacere di una bottiglia, io dico che il primo scatto, che non so se sia da scuola materna, da prima elementare, è di colui che comincia a dire: mi dia che vino ha, mi dia quel vino, non mi dia un rosso o mi dia un bianco, no? Perché dire mi dia un rosso, mi dia un bianco, significa banalizzare, scusatemi, non sono talebano, però insomma noi amiamo quello che facciamo, punto. Mi dia un rosso, punto. Il passaggio è mi dia quel vino. Di cui magari ci capisco anche poco subito, però cerco in qualche modo di incuriosirmi, di interessarmi, perché i vini non sono individuali. Quando i vini non sono fatti, perdonatemi, con mano industriale, ma sono fatti da viticoltori che pensano a questi vini come un legame, come una radice della sua propria terra, questi vini comunicano qualcosa, comunicano una diversità, comunicano una ricchezza. Allora dire mi dia un rosso, beh, è poco piacere per noi perché non distinguiamo, quindi non ci interessiamo. La bevuta diventa qualcosa di distratto, non si beve, non va bene. E non diamo ragione anche del lavoro dei nostri viticoltori. Se noi mettiamo il naso nel primo bicchiere, nel secondo, sì, sono due vini rossi, ma comunicano subito una diversità. E noi non facciamo quelli che descrivono e trovano proprio per conto. Un vino rotto, molto secco anche. Floreali, olfattive molto originali, molto particolari, non omologabili ad altri vini. Ognuno ovviamente esprime i suoi gusti, può piacere, può non piacere, non c'è nessun problema. Ho detto, nessun intento di fare lezioni, di avere atteggiamento domani. Come lo trovate? C'è qualcuno che vuole fare un'osservazione su questo? Varietà, loro stimano che possa appunto affinare e essere anche degustato dopo 4-5 anni, adesso effettivamente siamo a 4 anni, però si può dire che è una varietà tutta da scoprire e comunque che non ha, come dire, ha molta storia ma non ha un blasone di altre varietà, comunque a distanza di 4 anni si fa.
Vabbè, la spada, non volevi la pistola? No, la pistola! Al fumoir di Agliarica. Cos'è il fumoir? Il fumoir è un posto dove si fuma, quindi un posto dove ci si rilassa, si abbandonano i pensieri cattivi, diciamo tutte le preoccupazioni, e si degusta un buon sigaro. Molto affascinante, e molte più persone si stanno, come dire, avvicinando a questo sigaro italico. Soltanto che nelle varie declinazioni vi è stato, come dire, offerto con delle aromatizzazioni, insomma. Quindi per prima cosa noi prendiamo il sigaro e lo annusiamo, un po' freddo, quindi, come dire, il suo odore. Ad alcuni di voi è stato aromatizzato, quindi ha subito un trattamento di aromatizzazione, quindi ha un bouquet, non lo so, forse di inizia, caffè. Questo mio invece è assente di queste aromatizzazioni ed è un classico, a metà, proprio perché, diciamo, fumare un sigaro richiede un po' di tempo, insomma, quindi diciamo che più o meno un sigaro importante si può degustare anche in un'ora, un'ora e un quarto, quindi non so, vi sedete davanti al camino con un bel bicchiere di distillato, di grappa, di whisky, di rum, insomma, e quindi ve lo degustate, insomma. Questa sera noi lo proveremo in abbinamento al Vetusto. Vetusto che è praticamente il top della gamma del consorzio che tendono a respirare e quindi a mandare giù, e quindi diciamo è un altro motivo. Questo perché diciamo il sigaro si gusta in bocca, ma non lo si respira. Soltanto, come dire, riempirsi la bocca di questo sapore, degustarlo e poi farsi tutta una serie di riflessioni, pensare ai sentori, pensare a tutto quello che il sigaro ci suggerisce. Allora, prima cosa, dobbiamo imparare ad accendere il sigaro. Ovviamente, diciamo, quelli che ho io sono i classici fiammiferi da camino, non so se li conoscete. Non si fa con questo, diciamo, perché ovviamente cioè, i puristi proprio del sigaro non lo fanno, perché questi hanno un zolfo e quindi lo zolfo tende a compromettere il sapore dei sigari. Il sigaro prima lo si fa carburare e poi lo si accende. Adesso vi farò vedere. Sì, quello che mi porta a tavola. Allora, vedete, non so se si riesce a vedere causa la mancanza di luce. Lo sto facendo laterale, si dice che lo sto carburando, ovviamente la fiamma è troppa, quando praticamente vedete che in questo momento il sigaro è acceso. Quindi vi invito anche voi ad accendere il sigaro. Sì, non c'è bisogno. Sì, sì, sì. Aspettiamo che tutti gli amici hanno acceso il sigaro. C'è qualcuno? Tutti acceso, perfetto.
Benissimo, a questo punto noi iniziamo a degustare il sigaro, quindi ovviamente se la vostra bocca è pulita, io vi invito anche a bere magari un po' d'acqua, diciamo, per pulirla, gustate il gusto del primo puff, si chiama. Il puff sarebbe la tirata. Io introduco altri due amici, che sono Lucia e Vito dell'associazione Sommelier, che ci presenteranno il vino in abbinamento, quindi passeranno nei nostri tavoli, verseranno perfetto, poi vi spiegheranno questo vino, tutte le sue caratteristiche tecniche, e quindi poi, diciamo, una volta che avete il vino nel bicchiere, provate l'abbinamento, bevete. C'è qualcuno di voi che non ha mai fumato sigaro? Che ne pensa? È migliore della sigaretta, vero? Anche perché diciamo che... Perché se metti sono... Che fatto lo mettere? Perché? Poi dipende dal sigaro ovviamente. Possiamo già fare. Che ne pensi, Gianluca? Aspettiamo che... Adesso poi passo la parola. Appunto di un sigaro con un vino e successivamente con del cioccolato. Diciamo che l'abbinamento vino cioccolato è stato sdoganato ed è possibile trovarlo diciamo ora in maniera più completa sulle nostre tettive, proprio quello di capire come in bocca al seguito del puff ci dà questo nostro vino. Sicuramente non fa niente. È la nota fruttata, quindi di frutta rossa, di vita rossa matura, di mora e l'uva. Successivamente il passaggio in legno, in questo caso fa barnic, che cosa fa? Va a smussare le note, diciamo, dure, di durezza del nostro vitigno, quali la tannicità e l'acidità, e lo rende nelle condizioni predominanti per la nostra vita. Vediamo che l'ho già fatto, nel senso, è fermato il gusto, vuol dire che l'ho già fatto. Sì, ma forse che l'ha fatto. Allora ci prendi una di qua, e ci prendo un po' di casetta. Però dopo, raggiungo nel poco revino. E certo. Sì, almeno questo, come pagamento. Se bisogna sempre pagare. Tu hai capito che vengono le casette? Le casette.